Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace. Dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi, che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi, e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba a un uomo, la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Noi incontriamo Giobbe nel nostro cammino di catechesi sulla vecchiaia. Lo incontriamo come testimone della fede che non accetta una caricatura di Dio, ma grida la sua protesta di fronte al male finché Dio risponda e riveli il suo volto. E Dio alla fine risponde, come sempre, in modo sorprendente. Mostra a Giobbe la sua gloria ma senza schiacciarlo, anzi con sovrana tenerezza, come se fa Dio sempre con tenerezza. Bisogna leggere bene le pagine di questo libro senza pregiudizi, senza luoghi comuni, per cogliere la forza del grido di Giobbe. Ci farà bene metterci alla sua scuola per vincere la tentazione del moralismo davanti all'esasperazione e all'avvilimento per il dolore di aver perso tutto.